Bella a tutti ragazzi, Coorgasmi che sono qui con un nuovo squad builder. Mi scuso se ne porto due di fila, ma ne ho davvero tanti da fare in questo periodo, che davvero devo portarne tantissimi anche di fila, ecco. Quest'oggi non vi porto, come avevo detto, lo squad builder della Bundesliga cheap e buggata, ma una squadra argento di longshot, sostanzialmente basata sui longshot, che è veramente devastante. Piccola premessa però, quest'anno ragazzi è difficilissimo, se non quasi impossibile, fare longshot, almeno è quello che mi è capitato a me, quello che ho notato io. Davvero ho trovato una difficoltà nel tirare dalla distanza impressionante. Se voi sapete, avete qualche metodo efficace per fare dei longshot, scrivetemelo, perché io ancora, vi giuro, non ho capito. Comunque qualcosa sono riuscito a fare. In ogni caso, questa è la squadra, l'ho pagata circa, cioè questa, adesso ancora vi devo far vedere, l'ho pagata circa 20.000 crediti ed è una squadra completamente fortissima, con modulo 4-4-1-1 che a mio parere è il miglior modulo di FIFA, perché mi trovo alla grande con questo modulo. Direi di cominciare subito, intanto mettiamo qualità argento. Gonen in porta, portiere turco, che gioca, credo sia il Bursaspor quello, qualcosa del genere, poco importante. Costa veramente poco, ma è un ottimo portiere con 80 di riflessi che veramente ci stanno un casino. Peccato che di sinistro faccia schifo, con una stella a piede debole. Però comunque sia, tutto sommato è un ottimo portiere che costa relativamente poco. Poi, facciamo un po' veloce, andiamo con Noton sulla destra come terzino, che devo dire che mi è piaciuto. Pensavo costasse di più, perché considerando che è del Tottenham, è inglese, è della Premier League, è argento, dovrebbero costare tanto. Invece 900 crediti secondo me non è tantissimo, non è lui un giocatore velocissimo, però dalla sua parte ha una buona difesa e un buon fisico. Peccato che pecca un po' nel passaggio per essere un terzino, però come work rate normale normale, che sono i work rate che io preferisco per un terzino, o comunque i più giusti. Mi ha fatto un assist in 4 partite. Coppia di centrali, troviamo Azizi Kebabaro sulla destra, gran bel giocatore, peccato che non è altissimo, è solo 1,83, però ha una discreta velocità, ha un ottimo valore di difesa e di fisico, e poi soprattutto costa veramente poco, meno di 1000 crediti l'ho pagato. Quindi pollice in su per Aziz e compratevi un kebab da lui. Poi abbiamo Ayeti sulla sinistra, Ayeti lo Yeti detto, veramente fortissimo come giocatore. Mi è parso che abbia molto di più di 63 di difesa, a dire la verità, perché mi sono trovato alla grande con questo giocatore. Ha fatto anche un gol in 4 partite. Dalla sua parte ha un'ottima velocità, difesa che secondo me potrebbe essere più alta di 63, e ottimo, davvero ottimo fisico. Anche lui non è altissimo, ma guardate il prezzo, 300 crediti, assolutamente consigliato come giocatore. Poi terzino sinistro abbiamo Safari, che mi è piaciuto veramente tanto, un terzino sinistro incredibile, con una velocità molto buona, abbastanza buono in difesa, ma soprattutto ottimo fisico, per un terzino importantissimo quest'anno soprattutto. Il prezzo è bassissimo, 450 crediti, ok che gioca nel Basilea, quindi in Svizzera, che è un campionato non tantissimo utilizzato, però comunque sia, è un ottimo, davvero un ottimo giocatore. Andiamo con i due di centrocampo, troviamo a destra Kurtulus, non lo so, da che dire, un buon giocatore, 4 partite, 2 assist, peccato che non mi hanno fatto gol, però, cioè che non mi ha fatto gol, però, ripeto, ho trovato tanta difficoltà nel fare long shot, ci ho provato tantissime volte, tipo una ventina di long shot a partita io facevo, e sono stato anche abbastanza sfigato, ho fatto un tiro dalla distanza, non con lui, vabbè, però ho preso la traversa tipo da 40 metri, una cosa incredibile, e poi provavo a fare i tiri quelli a giro da lontanissimo, vabbè. Comunque, Kurtulus, come vedete dalle statistiche, è un centrocampista davvero molto equilibrato, che può ricoprire sicuramente, può fare secondo me il CC, il CDC, il COC tranquillamente, quindi un giocatore molto completo, molto buono, che costa relativamente poco, 1500 crediti. Poi abbiamo qui a sinistra Frey, svizzero del Basilea, che fa tripla intesa con Ayeti, davvero un ottimo centrocampista, 2 gol in 4 partite per un CC va veramente bene, e tra l'altro ha un work rate di difesa alto, quindi per un CC soprattutto in questo modulo è giusto, e poi comunque mi ha fatto 2 gol, quindi del resto si spinge anche in attacco. Anche lui è molto bilanciato, ha meno dribbling e meno difesa di Kurtulus, però comunque sia è un ottimissimo giocatore, anche 4 stelle abilità.
Poi vediamo gli esterni, sono sulla destra Townsend che fa triplo link con Naughton, cioè sarebbe perfect link, due gol in quattro partite anche per lui, ottimo giocatore, prezzo molto alto perché è della Premier League, se fosse stato del campionato che ne so turco o svizzero costerebbe 30 volte meno, però comunque sia, consideriamolo come ottimo, ottimo giocatore, davvero velocissimo, agile, buon long shot, molto buono nel dribbling, peccato che non ha le 4 stelle abilità, poi gioca a destra ed è mancino, quindi rientra e tira, un buon tiro, un buon passaggio, ottimo, davvero ottimo giocatore, certo il prezzo un po' esagerato, però del resto è così. Poi a sinistra invece abbiamo Gonzales, che ragazzi, ottimo giocatore, guardate tiro, 78 di tiro per un argento, qualcosa di allucinante, davvero allucinante questo giocatore. Ripeto, sono stato sfigato che con i long shot, altrimenti avrebbe fatto molti più gol di uno su quattro partite. Però vediamo i suoi pro, velocità, tiro assurdo, ottimo dribbling, 4 stelle abilità, buon passaggio, prezzo bassissimo, 1300 crediti, sono davvero uno scherzo. L'unico suo problema qual è? Che lui è mancino e gioca a sinistra, quindi rientra e con le 3 stelle piede debole non è che faccia grandi cose, quindi dovete tirare di sinistro. E non è semplice tirare di sinistro quando giochi a sinistra. Però complessivamente è un giocatore molto divertente da utilizzare e molto forte. E andiamo con la coppia, diciamo, ATT, troviamo come AT Szemaily. Ragazzi, Szemaily è formidabile, è fortissimo. Allora, lui come ruolo originario è CDC. Quindi ho stravolto praticamente tutto il suo ruolo, però ha un work rate che gli permette di, e anche delle caratteristiche, delle stats che gli permettono di giocare da seconda punta, da COC anche, è fortissimo, ha un'ottima velocità, un ottimo passaggio, da qui derivano i 5 assist in 4 partite, cosa assurda, un buon dribbling, peccato che ha solo 2 stelle abilità, un buon fisico, una buona difesa, quindi difende anche parecchio. Ma soprattutto quel 64 di tiro sembra molto ma molto di più. Pensate che ha tipo 87 di long shot, che è una cosa assurda. È incredibile. E io l'ho pagato 2000, la sua versione da CC. E poi dovete calcolare i vari cambi di ruolo. Comunque con 3000 crediti ve lo fate come AT. Ma è davvero allucinante. Un giocatore allucinante. Provatelo ragazzi e saprete dirmi. E poi andiamo con il giocatore finale che è Ramos, che fa intesa con Mark Gonzales, davvero un buon attaccante, non mi aspettavo, ho detto un 69, non avevo molte pretese da lui, invece timbra sempre il suo cartellino, 4 gol in 4 partite più un assist che va sempre bene, ottimo giocatore con una velocità estrema, davvero estrema, non lo ferma mai nessuno, garantito. Ha un'ottima finalizzazione tra l'altro, che adesso non mi ricordo di quant'è, ma è davvero ottima, infatti davanti alla porta sbaglia rarissimamente. Ha 4 stelle abilità e soprattutto costa uno scherzo, 450 crediti sono uno scherzo. Ragazzi, complessivamente sta squadra è veramente forte, non ho mai perso, ho sempre giocato benissimo, mi sono divertito tantissimo, tranne quelle volte che insultavo Gesù perché non andava nei long shot, però d'altro canto che ci vogliamo fare? È così, adesso proverò a fare altri tentativi, non lo so. Magari bisogna soltanto prenderci la mano, un po' abituarsi, non lo so. Comunque, se voi sapete fare i long shot, scrivetelo nei commenti, se usate qualche metodo particolare. In ogni caso, ragazzi, provate questa squadra, non ve ne pentirete e vi divertirete sicuramente. Io, ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace a 300 mi piace, uscirà un nuovo video. Vi chiedo se volete, visto che mi chiedete sempre di fare una squadra long shot, squadra long shot, squadra long shot, se volete anche una squadra long shot oro anziché argento, fatemelo sapere nei commenti che io provvederò subito a portarvela, ovviamente il più cheap possibile. Ovviamente iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, adesso vi lascio il clip. Bella raga! So you find your way back home.